Si chiamava Germogli di legalità l'evento di intitolazione di un albero e una targa a Giovanni Falcone, un'occasione per ricordare la sua figura di uomo e magistrato, innovativa per quanto riguarda la concezione delle indagini e su cosa significa oggi per il territorio riminese il rischio delle infiltrazioni malavitose. La situazione economica è molto difficile, forse rischia, non si sa ancora, di peggiorare, e quindi ad esempio uno dei problemi che si pone è quello dell'usura, come abbiamo detto altre volte, però noi, ecco, mi premeva dire, non abbiamo denunce per usura già da tempo, anche se in passato abbiamo fatto varie indagini per usura, quindi uno potrebbe pensare che magari il problema non c'è, oppure potrebbe pensare che il problema c'è ma non emerge perché si ha paura a denunciarlo, perché magari al momento si pensa che il denaro possa essere una risoluzione e dopo invece la situazione. Sappiamo quanto la coscienza collettiva sia cresciuta negli anni, anche a Rimini, dove magari 10, 15, 20 anni fa si tendeva un po' a nascondere la polvere sotto il tappeto, si tendeva un po' a negare il tema delle infiltrazioni criminose anche nel nostro tessuto economico. Oggi questo non accade più, c'è stata una forte sensibilizzazione in proposito. Come è cambiata sicuramente la criminalità organizzata da quegli anni fino ad oggi? Ripetiamo spesso che non è più la criminalità di una volta, è quella dei colletti bianchi, la criminalità che si insinua nei consigli di amministrazione, che gestisce attività economiche, che soprattutto approfitta di situazioni delicate come può essere quello della pandemia o può essere un fenomeno immigratorio, vecchio o nuovo che sia, per poter far proliferare i propri interessi economici. Allora su questo sicuramente l'attenzione delle istituzioni, in questo caso dico come prefettura, è particolarmente alta. Alle 17:58, nell'orario preciso in cui l'Italia fu scossa da una strage senza precedenti, un minuto di silenzio in ricordo delle vittime.